Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video Intervista a Cosplayer Ma non è proprio un nuovo video Perché è già la seconda volta che ospitiamo Gabriela Bavutti Certo ho voluto, se, dire nome, a ho voluto dire il nome intero, se non, se non ti dispiace. No, hai fatto, hai, fatto, hai fatto bene, ok? No, perché molti uh, vogliono il nome d'arte. Ah, vabbè. Io adesso in questo momento sono Crudelia. Questo è il mio nome d'arte. In questo momento, <ride> ah. <ride> ok. Dai, io di solito inizio con una battuta i miei video. Però penso che questo: Odio, battuta... mamma, ho paura. <ride> Sì. Uf, un cane mi è caduto. Sì. Penso che questa, questa battuta già te l'ho fatta. però Proviamoci. Magari non, eh. non te l'ho fatto, te la sei dimenticata. Proviamoci. Eh, eh, allora, sai come si vota il mio cosplayer? Come si vota? Boh, sì. non lo so. Con voto unanime, eh. <ride> è quella che io devo ridere o che non devo ridere? mi ha distrutto dai. tutto. No, dai. Perché? Perché ho no, fatto la battuta. No, te ne faccio un'altra, va bene? Sì, fammene un'altra. Sai perché l'aria è fredda? Allora, l'aria è fredda. Ad adesso non è fredda, non so perché è fredda. Perché boh. perché sta fuori tutta la notte. Ah, ecco, poi si è rito Ok, dai mm, Ciao, Xenort Già abbiamo un saluto Ah, uh, Ok mm, Praticamente sei abituato Il mio modo di parlare, il mio modo di intervistare Però ti tratto come se fosse La prima volta Ok, Perché la prima volta non si scorda mai Certo ok ecco allora, poi, allora mm. se mi, non farmi mica delle battute strane perché cioè, hai già detto un lavoro che mm, era indirizzato su una, una cosa che insomma vabbè dai dimmi <ride> ecco ok dai allora mm, ti faccio la solita domanda banale che faccio a tutti giusto per prendere ah. il ritmo di domanda e risposta mm. che tempo che fa? Uh, bello c'è caldo quindi tutti nudi sì sì, <ride> sì. Mm. ok dai iniziamo con, con qualche domanda un po più seria mm. nome nome d'arte no non ce l'ho un nome d'arte mi chiamano gabri e, e tengo quello Gabri ma, come mai tutti quanti pretendono un nome d'arte. Ma mica tutti, dai. Ah, eh, lo so, solo che. No, guarda, ma magari me lo dimentico, è meglio che tengo il mio nome così non me lo dimentico. <ride> Dici <Beh>. tu: arrivate <ride> ad una certa età, va a che ti consenti. Sì, Eh, sai. <ride> eh, beh, sai, com'è. <ride> Allora, così non mi eh, sbaglio, Dimmi. parlando di una certa età, io so che è maleducazione chiedere ad una donna la sua età. Eh, però io, eh, però io, eh, io eh, sono eh. abbastanza scostumato e ti faccio comunque eh, questa domanda. Come l'altra volta. Eh. Che pure mi sono dimenticato l'età, eh. Eh, ah, ma no, non te l'ho detto. Aspetta, perché eh. già te l'ho fatta questa domanda? Certo. Ah, la volta l'anno scorso ero lo stesso scostumato di adesso. si. Sì. Ah, ok, vedi, non cambio mai. <ride> Vedi sì, che sfida è sfida, quindi non mi hai risposto l'anno scorso, e invece no. ora mi risponde: dato che è passato un anno, Rifa Fabio, la domanda che ti rispondo. Ho paura di farti la domanda. sì <ride> allora, mh, qual è la tua età? Allora, ho qualche anno in più di età. Questo era molto ma molto certo. Eh, non, non sì, dico, sì. No, secondo me non qualche anno in più, ma qualche tantissimi anni in più. Oh, no. Io non si direbbe, ma ho 32 anni. Tu... Beh, ho, vabbè, io, allora più o meno siamo coetanei. 35-36, va bene? Sì, perfetto. Ho ok, ho detto la cazzata delle 21:37, <ride> <ride> Ok. Superata la, il momento comico e per scioglierci un po', sì. iniziamo con un po' di domande serie per conoscerti di nuovo come cosplayer. Ok, allora, come è iniziata questa tua passione per i cosplay? Allora, io ho conosciuto Marco, il Marco Bonettini, fotografo, cosplayer. Ovunque, e ovunque Marco Bonettini, preciso questa Dov è cosa. Dov'è Ovunque? Certo che lui è cioè, Ovunque. C'è un, una e... foto, un Marco. <ride> sì, sì. <ride> è vero. Ad ogni modo, no, ho incominciato così. Lui faceva queste foto ai cosplayer e io eh, ho incominciato a, a provare a vestirmi, capito? Quanti anni fa? Nel, 2000, nel 2019. Ah, quindi è fresca la cosa? Sì. Quindi Marco ti ha inserita nel mondo dei cosplayer. Ma sì, se volevo andare dietro lui dovevo adeguarmi. Vabbè, potevi fare anche quella che regge la telecamera. No, non e mi il piace. Il cavalletto, capito? No, non mi piace... Una cosa, guarda, quella lì non mi piace neanche un po'. Davvero. <ride> Con quale costume hai iniziato? Allora, avevo un costume da vampira. Bella. La vamp. vampa. Forse ti ho mandato la foto? Sì, ma credo che di non averla caricata. Ah, ok. Perché era uno un OC ho preferito mettere ah. quella un po' più famosa Sì, sì. Ho cominciato così. Poi dopo, eh, vari, vari costumi, avevo. Perché anche... proprio una vampira. Non potevi iniziare con un personaggio ma... un po' più diverso. Ma perché la vampira è il, è il personaggio, poi praticamente più facile da fare, capito? E oh, fai un, presto un vestito nero, no, sì, un vestito lunghi. nero, i denti lunghi. Io non li mettevo i denti. Ho provato a metterli, però cioè ascolta, si staccavano, si spostavano. Allora me li ha me messi lui con Photoshop. No. Dopo si, sì, o non ce la potevo fare con Ma quei lavori non, in bocca? Perché non fare mortizia? Eh, bello, quello eh. lì mi piace. Eh, eh, ma quello in futuro potrebbe essere che una cosa interessante, capito? Quello mi piace. No, no ho fatto anche... Eh. No, ho fatto anche la, la cosa, la vedova nera. Eh, ho visto, è eh, una delle eh. foto. Eh. Mm. Sì. No, che ti dico: uh, a parte che già c'è una cosplayer che fa Mortizia, che ho anche intervistato, non so, tipo ah. un paio di mesi fa, però, sì. mh, secondo me mh, detto in modo papale papale, tu, da, tu vestita come Mortizia faresti la tua porca figura. Sì, sì, ma no, guarda che ci avevo anche già pensato, eh! Anche se perché... sei fionda, perché una, una bionda che no. si mette poi i capelli rossi... Uh, rossi, neri. biondi, neri, cioè mm. quel biondo più come si dice, quel biondo più tipo platino, non lo so. Comunque, eh. una bionda che cambia i capelli si vede subito che sì. è una parrucca. A differenza ah, certo. di una bruna che si mette altre parrucche che non si nota. Non ho capito perché, sì, sì. ma fisicamente, visivamente si vede che è finto. Ah, ecco. Eh, lo so, solo che cosa vuoi? Se Mortizia è Mora non posso mica essere bionda. Mi devo mettere la parrucca. Eh. Vabbè, ti puoi anche pittare i capelli, qual è il problema? Lo sai addirittura. Eh. Cioè no, no, no. <ride> non sono natura. mai stata Mora, sono sempre stata bionda io. Bionda naturale. E sono abbastanza chiari. Da piccole, erano proprio chiari, capito? Poi eh, crescendo sono diventati un po' più scuri. Ma non ho, cioè, ho i peli biondi, vedi, vedi, vedi? Hai il braccio della Gabri. <ride> 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 sì. <ride> ok, quindi il tuo primo costume è stato una vampira. E dove ti sì, sei esibita? Dove, sei dove hai mostrato questo costume? Allora, la prima volta abbiamo fatto delle foto private perché così incominciavo a, sai, a insomma, ad assaporare com'era la cosa. E dopo sono andata a Luca Comics. Quindi direttamente a botto sei Direttamente iniziato? lì. Oh, <ride> sì. eh. Dici tu, o si fanno bene le cose, altrimenti no, me ne vado. O non si fanno, sì. È giusto. Uh, come è stato, dato che è una cosa fresca, perché è iniziato quattro anni fa, quindi questa domanda te la posso fare tranquillamente. Sì. Come è, com è stato l'impatto da visitatore a animazione? Che praticamente senza ah, di te una fila ehm... non esiste, con di No, no, cosplayer. Sì, sì, no, no, ma non, Zero problem proprio. No, no, non è che mi vergogno, eh, assolutamente. No, no, io mi trovo anche bene. Cioè, io da piccola, da piccolina, mi facevo i vestiti da carnevale, cioè, quindi, cioè, secondo me il, il discorso di, di travestirmi ce l'ho sempre avuto, hai capito? Non lo tiravo fuori. Eh, hai capito? Invece ok. Nel vestirti ok, non, non preciso un po' la domanda Più che altro eh. no per il vestiario che è cambiato, ma per le attenzioni che poi hai ricevuto foto 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 Eh no, mi piace mi pi Lo faccio anche se non sono travestita Con foto 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 Ah eh. Ok No no mi piace No mi piace è, una, è, mm. è bello, cioè, poi ti sai cosa c'è? Ci sono anche molti bambini che vogliono fare le foto, soprattutto mm. quando ho questo costume di crudelia, bambini, ragazzini, ragazzine che ti fermano e ti fanno i complimenti perché poi, dai, cioè, eh, ho il, il cappottone, proprio. Insomma, il costume è bello, capito? Non è brutto, e allora è gratificante, capito? Mm. Ok. E... Ok, uh, domanda fondamentale. Dall'ultima volta che eh. ci siamo visti quindi praticamente eh. l'intervista dell dell'anno scorso. Sì? Hai qualche novità? Ma guarda, la mia novità dall'anno scorso adesso è stato giusto appunto il vestito di Crudelia Demon mm. e questa è il, la mia novità. Poi adesso ne inventerò delle altre, hai capito? Però mi hai messo in mente adesso il discorso di... Ehm, della, lì, della, Morticia. Come mi hai detto? Eh, Morticia, sì. Eh, perché mi alla fin fine è un vestito lungo, una parrucca, magari ti tingi i capelli, magari, speriamo. Sì. No, ah. quello no! Prendono a mente una parrucca di quelle belle dritte. No, sai, anche un altro cosplayer che mi piace. Vorrei vestirmi che mi aveva dato il suggerimento Marco da Ivana Spagna. È vero, cazzo, sei uguale. No, proprio uguale no. Vabbè, però. Vabbè, ma mettiti la parrucca tre... rossa, va bene. No, metto la parrucca bionda. Cioè, no, parrucca bionda, sono già bionda. E quella non ce l'ha rossi, Ivana Spagna. No, ce li ha c è c è che biondi. Ma io i Ivan Rossi. Ah, no, ma no! Lo... Ah. vabbè, beh, sì, no, sì, no. sì. No, pure patti bravo. Ah, sì. Annox. Mm. No, quella no, non mi piace. Dai, eh, cioè, io devo fare una cosa riconoscibile. Eh, Annox, fidati, fidati, è riconoscibile. <ride> fidati. Dici? No, Basta no. che fai un po' la drogata, va bene. <ride> <ride> no, dai, non dire così che se ti sente non va bene. Vabbè, perché non lo sa che è abbastanza fatta. <ride> È un po' strana, dai, diciamo che è strana. Un po' po' po', po, po. Mm. Sì. Ok. Mm. Eh, speriamo che sente, così perlomeno, sai, ho fatto visual. Così capì, ha ah, giusto, hai ragione. <ride> ok. Mm. Andiamo a vedere un po' le tue foto, così parliamo un po' su, sì? su delle sì. immagini. Allora, la prima che andremo a vedere è questa qui di... Oh, come cazzo si chiama? Uh, quella di terminator aspetta non mi dire nulla uh, Sara Connor. Ah sì, sì. è Sara Connor? Sì. Ho detto bene. Eh, sì, sì, è quella oh. ero a coso. A, a, Hai le pistole. Par... Che puntano sì, in sì. aria. A sicurtà ero. Oh. Sì. Allora Ok, mi hai detto Doveri e come hai no, iniziato? Sì, ero, ero quando no, aspetta un attimo, è quella che ho la fascia eh, di sangue nel braccio, sì. no, ero, ero Rambo, Ramba ero, la Ramba. A Rambo. Ero sì, ero Rambo. I pantaloni mimetici, canottiera sì, nera, sì. il sì, cinturone, sì. la fascia dei proiettili. Sì. Avevo il, il coltello di Rambo attaccato davanti. Sì, sì. Sì. Cazzo, mi sembrava più Sara Connor. Vabbè, tu, se ti piace Sara Connor, di Sara Connor, però... No, era, no, era no, me, no, mi oh, devi sai. spiegare il costume. <ride> che, che mi deve <ride> piacere, mi devi spiegare. Eh, no. no, è partito con Rambo. Poi non so se qualcuno e ha scambiato per... Eh, vabbè, sono diventata così. Eh. No, che c'è un fu... Fino a quando avevi solamente il coltello e una pistola? Ok, ma c'è anche il mitra. Cioè, non c'è cioè, sì, sì. ero, ero attrezzato. Eh, beh, sai com'è. Cioè, io ero poi un okay, ramo particolare. Mm, eh. Allora, allora, vabbè, come realizzare il costume? Vabbè, è semplice, ti, ti sei comprato delle armi sì. di plastica, e quindi ok, sì. Uh. Sì. Cioè, no, aspetta, di plastica, parliamone. Perché il coltello non è di plastica. Il coltello è vero, eh. E ti hanno fatto entrare sì. alla fiera? Io sono passata, nessuno mi ha detto niente, eh. che ho, Ma che cosa? Dai. Ma no! Cioè, qui è una strage. Ma no, ma non l'ho mai tirato fuori, è sempre rimasto eh, lì. Eh, non è una giustificazione, non è che dice, senti, mi fai passare, però non lo uso, dai. Ma... Che non, non si fa così. Ma che controllo di merda <ride> Ce ne sono i suoi mica corti ah. Fa, uh, falla nella sicurezza. Ha scritto uno, ah. Ah. Eh. <ride> ovviamente a chi va la falla? Va ovviamente alla, alla Gabri, è ovvio, ah. Ah. giusto? Allora, <ride> mh, racconta un po' qualche aneddoto che ti è successo con questo costume. Io spero no, in, in qualcuno che ti no. ha molestato e tu l'hai presa a cazzotti e a calci nel, nelle cosiddette. <ride> no, purtroppo non mi è capitato. Eh io no, ero, eh, ma no. Ma no, io capi. volevo che mi capitasse. Eh? Volevi? Eh, Non mi è, è capitato, no, <ride> no, ma io mi, senti, mi sentivo tranquilla, eh. cioè Perché? armata come ero. Vabbè, ma non erano veri. No, le, le, allora, il mitra non no. Non la bomba a mano era vera, La bomba, la bomba, <ride> la bomba era, era pesantissima, perché di ferro è una roba, però è finta. Mm. Cioè, da, da portare in vita era pesantissima. Figurati eh, no, a buttarla dietro alla sen, sen dover, eh? Figurati a buttarla bomba... dietro alla testa. È <ride> <ride> meglio. Bomba. Eh, bomba. Infatti... <ride> Sì, sì, no, no, veramente. Quella lì no, è... se la lanci in testa fa veramente male perché è ferro, il coltello. Eh, se uno mi molestava, avevo il coltello, eh? Ma no, ma no, non si fa così. Non è per una mano, per una mano, a sorpresa dietro si prende il coltello, cioè non sei una aiuto. Ma dai, tutti, tutti pensavano che fosse finto. E tutti pensavano è ovvio, entri in una fiera ah. con un coltello quindi loro dicono, vabbè sarà finto <ride> no, invece no ma guarda che neanche il pugnale da, da vampira è eh, finto uh, è vero stanno a sentire un po' i nostri discorsi un commento eh. ho paura del cosplayer adesso <ride> ah. solo la gamba che... ho paura No, sai cosa c'è? Che sono più reali avere un'arma vera? Sì, vabbè, ma non mortale ho. Io... Allora vado con un fucile con un Mitra, però dai, fatemi ma passare, perché sì, è sì. reale. Sì, sì. Eh, ok, sei. dai, quindi nessun aneddoto eh. da raccontare con questo costume? No, da Red aneddoti no. Non ne ho mica, perché. Ok. Eh, cosa vuoi? Cioè, okay, andiamo cioè, cosa vuoi che succeda? Andiamo eh. alla prossima. Ah, speravo qualcuno che diceva: Sai sarà Connor, andiamo di là. <ride> no. Okay. no, no. Allora, quando ci vediamo, vestiti no. da Sara Connor, te la, te la dico io. Non ti preoccupare, <ride> eh, sarà Connor. Sarà Connor, ah. ok. Ah, perché sì. poi io posso diventare il padre di quello che salverà il mondo. Capito? Ah. <ride> ho capito? Mi vuoi, mi vuoi togliere ah. questo, questa onore Ok, mai, dai, passiamo, mai, mai. passiamo alla prossima foto. La, la prossima è questa qui, ok. Abbiamo. Uh, vedova Nera mm, con le pistole, ah, sì, sì. con le pistole. Mi piace quella, sparando, que eccetera, si, sì. allora. Cioè, uh, cosa c'è? Che fa un caldo quel costume? È una è cosa immagino. allucinante. È pelle, Oddio, mamma, ma c'è la plastica. Ah, che... eh. no, no, dico. ma che cuoio. Quello lì è, è roba. Sono quelle tute aderenti, elasticizzate che. Si fanno un caldo. In ogni modo, vabbè. Si no, può okay. fare ogni tanto quando non c'è troppo caldo. Si può mettere. Ok. Uh, piccola domanda: le pistole sono vere o sono pesanti? Allora, no, le pistole sono quelle per, che sparano i pallini. Sì, sì, ah, si caricano le eh, Sì vedi che okay. il non so se lui mi ha tolto il bollino rosso davanti. Sì, però c'era. Ah, l'ha tolto. Ok. Mm. Vabbè, il costume già me l'ha detto con me e sì. dove eri qui? Allora, lì ero a um, in fiera Modena. Mm. Modena. Quando fanno la non so non mi ricordo. Mi si chiamava Modena Nerd? Può essere Boh, non lo so. Una di quelle lì, Sì sì Modena Nerd. Ok, uh... vabbè. Il costume non l'hai realizzato tu? L'hai comprato? Allora, il costume l'ho comprato. Allora, la cintura l'ho modificata eh, perché, no, ho cambiato gli accessori effettivamente perché erano veramente brutti quindi dopo ho modificato la cintura ho aggiunto vabbè le pistole il cinturone li ho fatti io con delle cinghie ho comprato le fondine queste cose così anche le cinghie che legano qua dalle gambe le ho fatte io le ho fatte okay. io con dei pezzi di pelle ok uh, vorrei, prov vorrei provare a indovinare un po il prezzo del costume eh. Uh, tipo ok il, il prezzo è giusto i vazzanichi uh, eh. ah sì, dai allora allora vabbè uh, dimmi solamente la cintura e i braccioli che materiale è Fama. no 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 la cintura è di pelle ok il, io l'ho cambiata con una cintura di, eh, no i braccioli e, dici quelli, i proiettili nei, esatto. nei polsi esatto. quelli sono di plastica Okay. poi la fondina vabbè è plastica. no le fondine sono belle cioè le ho prese sono belle sono fondine proprio per usare uh, con le pistole allora cioè. ti dico così com'è come ti vedo immaginando uh -huh. poi gli stivali che non si vedono uh, eh. opto per uh, 80 euro ma eh, sì, più o meno sarà quel prezzo lì perché solo il costume, da quel che ricordo, devo averlo pagato 56 euro. Solo il costume. Poi dopo, sai, io ci ho cambiato gli accessori: ci ho messo la cintura di pelle, tu devi, la pelle che ho usato per fare le cinghie intorno alle gambe in vita, che ho, che ho fatto io quella lì, poi eh, altri materiali. Eh, ho comprato a parte la, cartuccio... aspetta, le cartucce... Il cartu... la cartuccia. C'era, aspetta, la cartucciera ho fatto i polsi. Mm. Ah, poi ho fatto i guanti, I gu... ah, i guanti, i guanti erano di blu marine. li ho tagliato. Cioè gli ho tagliato le dita per farmi i guanti di pelle per fare quel lavoro lì. Quindi ci siamo sugli 80 che ho detto. Eh, Sì, D allora anche, più, anche di più. I guanti costavano una cifra perché sono di nappa. Quindi 100. Ah sì, cioè, calcola che un guanto di blu-marin okay, non ho è che io poco. Ho i suoni che voglio usare, quindi perciò se mi dici sì ho indovinato, metto l'applauso. Se mi dici di no, metto un altro suono. Sì, hai indovinato. Ok. Dov'è l'applauso? È su Twitch. Ah. Tutto su Twitch. Ah, sì. Ok, allora... Mm. Per favore, te lo dico per favore, dimmi eh. che hai incontrato qualche maniaco. Perché vedo la nera non può essere ignorata. No, allora, eh, ma dei maniaci, ma no, ma dai, ma come fa? Guarda, che io non è che. Cioè, io non è che conosco molti maniaci in giro, eh. Vabbè, cioè, non c'entra tra... conoscere conoscerli. Uno no. ti vede si avvicina e fa un po' il porco maiale. Che te no. devo dire? No, ma no, a meno che non, ci abbia cioè non me ne sia accorta, capito? Però no, dai, sono tutti bravi. Che, no, che, no, che falsità cominci. che sto sentendo. Tutti bravi. Ma dai, non è vero? Eh? <ride> tutti bravi. Wow, che falsità che ho sentito. No, ma io non, è, non ho mica mai incontrato dei maniaci. Eh, sei fortunato. Cioè, aspetta, non ho incontrato dei maniaci vestita così. Ah, ok. Eh dai. Ecco. Poi ci siamo. Eh, dei maniaci, magari quando sono vestita diversamente, magari ce ne sono, capito? Però eh. non è che mi ricordo particolarmente, cioè non è che io sto lì come un'oca a non pensare. Infatti. So difendermi. Di, parlando di maniaci, disse eh. quella col coltello in mano. Ecco. <ride> sì, sì. Ok, dai, andiamo alla prossima foto. La prossima foto, eh, okay. purtroppo, è quella che stai indossando. La volevo rimanere per, per finale. Tutti i miei i cagnolini. Ce li ho tutti qua, vedi, i cagnolini? C'ho il cagnolone qua, vedi? Uh. Questa è quando sei arrivato ad una certa età, non ci pensate. <ride> guarda, guarda quanti ne ho. Che ridere. Allora... Vabbè il costume è semplice, è, un... è semplice praticamente è solamente un vestito. No, adesso te lo spiego io se è semplice. Allora il cappotto l'ho fatto io, foderato di rosso, tutto fatto da me. Quindi sartoriale. Cioè non è facile, eh, puoi farlo. Mm. Cioè mi sono fatto il cappottone. Poi dopo il vestito è un abito nero. Questi sono vari, vari boadi bianchi e neri. Mm. E la parrucca, vabbè, i cani ci metti e via, i guanti rossi. E, e, insomma, il costume è fatto. La cosa più complicata, ovviamente, è il cappotto. Il cappotto l'ho dovuto fare. Non è di tessuto, è di pelo, eh? Il pelo di Dammata. No, certo, il eh? pelo dei miei cagnolini. Ok, mm. Dove l'hai portato? Questo, guarda, ma è da un po' che lo porto un po' dappertutto. E ormai l'hai consumato? Ormai l'ho consumato. No, allora, eh, l'ho portato mm, a Lucca Comics nell'ultimo, però senza cappotto perché c'era caldo. Mm. Però è stato un successo perché mi fermavano tutti con quel vestito lì. Poi, eh, dunque, uh, qua Formigine, che c'è stato il Formigine Comics. Poi, dopo, solo un giorno. Poi, il giorno dopo ho messo un altro vestito. Poi, dopo. Guarda, dappertutto. Ah, sono andata anche a Coso? A Vespermata. Altro... Ma sì, varie fiere, vari posti, Scandiano, cioè quei posti lì. Sono andata con quel costume lì. Ormai mi riconoscono con quel costume lì, veramente. Ormai eh? sei andata Crudelia. Sì, sì, ormai sono più Crudelia che che gli altri costumi, capito? Ti chiedevano di rapire il cane del vicino? No! <ride> no, no! No, no, non... No, no! Mm. E... Alle fere! No! Mm. Alle fere! Hai avuto successo su con questo costume? Sì, molto, 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 molto! Ti riconoscevano subito? A prescindere subito. se avevi o no il in mano. No, eh no, mi riconoscevano subito. Poi eh, mi riconoscono tutt'ora anche se giro in paese e eh, beh, ciao, sei Crudelia, eh, sei Crudelia anche se sono vestita normale. Quindi mi riconoscono, vedi? Ah, quindi praticamente fa parte del tuo DNA essere Crudelia, Sì, 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 sì. No, mi diverte perché sai, questo costume, secondo me, io lo riesco anche a recitare quando sono vestita da da Crudelia, capito? Mm. Cioè la risata sadica, quelle cose lì mi piace. È un costume che, che riesco anche a fare una parte, capito? Ok. Uh, ok, Anna. appena vedete Gabriela, Gabriela, Gabri, precisiamo, Gabri. Sì, sì, Nascondete i vostri cani. <ride> è perché se si sente crudele al 100% poveri cani sì. vieni un po' da me sì, vieni, eh? vieni. davanti sì, nel sì. palazzo di fronte ci sono sette cani in 4 appartamenti ecco 4 appartamenti <ride> sette cani che cazzo ah. eh. vieni un po' qui vieni mi fai un favore <ride> mm. ok uh, qualche esperienza da raccontare con questo costume e con questo costume, guarda non, 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 sap non saprei Perché qui io ti dico Lo recito, faccio la risata sadica Vuoi che ti faccia la risata sadica? Adesso uh, Sì, vai <ride> Ok uh, Audio e video uh, Praticamente mi hanno mandato In un punto di eccitazione Però va bene <ride> ok, devo un attimo staccare la live. Devo stare un po' con Gabriella. Solo io e lei. A dopo, cioè. ragazzi. A dopo, a dopo. <ride> ok, mm. io vorrei tanto che mi raccontassi un aneddoto non divertente. Vorrei non divertente? Tanto, esatto, vorrei tanto, almeno con Crudelia. Ma guarda che io con questo costume è impossibile che ti possa raccontare un aneddoto non divertente, perché questo qua è un costume, quando ce l'ho addosso molto divertente, capito? È allora, impossibile, lo prendono lo prendo... molto divertente. Ma sì, lo prendono tutti in ridere, cioè si divertono le grandi, ragazzini, i bambini, tutti, eh? Cioè non è un non ho aneddoti non ho incontrato gente stupida veramente. Nessuna, nessuna donna che guarda con invidia oppure qualcuno che ti ha confuso. Ma, con guarda, magari stu, qualcuno eh. ce n'è, ma, ma guarda io non, non ci faccio caso, capito? Okay. Cioè, magari ce n'è, chissà quante boh, ce ne saranno, ma non mi interessa. Guarda, io sono proprio... Cioè, sono così, quindi me ne frego praticamente. Capito? Okay. Uh, provo a indovinare un attimo il prezzo del costume. Mm, Dai che ah. hai fatto delle modifiche, tutta roba sartoriale, siamo sui 120. Sì, il costume, sì, questo di Crudelia? Sì, sì. Eh sì, eh. Sartoriale, no, l'unica cosa che non è sartoriale è il vestito. È il vestito nero perché ho dovuto usare un abito lungo nero. Per... Ce l'avevo, inutile che lo andassi a fare, capito? E... Ho indovinato o no? No, è indovinato che l'abito... È, è sartoriale. È sartoriale, okay, è però... 120... Se non avessi... No, eh, ah, il prezzo, dici. Sì. Eh, il pelo costa un sacco di soldi. Quindi ho sbagliato. Cioè, guarda. Eh? Ah, quel significa? pelo lì, quello della pelliccia che ho fatto, ecologica, però costa... Eh? No, dico, non ho sbagliato a dire 120. Ma se, guarda, fra i cani... Che chi lavora, questi, tutti questi accessori che ho in mano, i guanti, quelle cose lì, dai, vai sul 70, eh? ma sì 120, dai, ci puoi stare. Sì. Ho indovinato? Si, sì. aspetta, c'è la parrucca? No, aspetta, ma si, sì. mettiamo? No, 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 no <ride> beh, fai 150. Beh. Vabbè, ho indovinato lo stesso. No, è, sì. è fatto. ormai. <ride> ho messo l'applauso, non posso rinnegarmi. No, 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 va bene, va bene Ok, andiamo al prossimo costume Sì Ok, ora mi devi raccontare Questo costume Che cos'è? Perché io praticamente mi vedo solamente vestita normale Solamente un po' con le calze cioè... strappate Però alla fin fine Ah, ma, quella è... ma io sono Barbara Minerva lì, eh E chi è? È la nemica di Wonder Woman Ma come, non hai visto il film? No eh no, va eh, mica bene, va mica bene. Che cos'è Wonder Woman 80? Eh no, eh, no, no, è l'ultimo. Mm. Nine, nine. L'ultimo è praticamente c'è un pezzo del film che c'è: c'è Wonder Woman che si scontra con questa che dopo si trasforma in, una, eh, in un animale, una pantera. Si trasforma oh. e prima però è vestita così. Hai capito? ed è una che ha che molta forza forse sì più o meno pari come Wonder Woman con dei poteri è no, la nemica non la, non la Barbara, conosco, si chiama Barbara Minerva è la Dea no 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 si chiama così Barbara Minerva Ho no pensavo che era una Dea sì. dato che le ammazza no, no, sono no. dee no 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 però se vi, io ti avevo mandato anche una foto eh, che c'era anche l'attrice la, originale, non so se l'hai vista. Uh, sì, quella a doppio, sì. Eh, lei è quella, quella lì, e io avevo messo la foto come ero vestita. Io. Ah, per far vedere che era più bella, questo, questo è vero, questo. certo, eh, sì, eh. <ride> Ok, <ride> vabbè, questo praticamente è, è solamente un costume normale, praticamente è un outfit di tutti i. Ah, sì. Cioè, io praticamente quando uscivo mi vestivo così, a parte la calza rotta. Hai capito, però effettivamente quello lì è un costume che se tu vai a vedere, vai a fare delle ricerche. Ci sono molte che si vestono anche così. Vabbè, quindi è inutile dire quanto costa il costume, praticamente il vestiario di tutti i giorni, quindi ok. E... Ma la gonna l'ho fatta, fatta. io anche quella. Che ho fatto anche quella, si, sì, si. Sì. Hai preso del tessuto pantera e. Non pantera, il Giacchino, Bart, che, il Giacchino, no, il giachino ah ma oh, sì, dai quello lì andrà sulle... Eh, eh c'è il giacchino che costa, dai, 100 euro. Ok, vabbè. Mm, mm. Allora, dov'eri qui, vedo una torre rotta? Oh, mm, e... Allora, praticamente nel Ravennate, eh, dove c'è stata una battaglia. Non mi ricordo come si chiama il posto, però c'era proprio... È un posto dove hanno fatto una grande battaglia nella Seconda Guerra Mondiale. Ah, ho capito. Quindi non è un tipo Lucca, quello Lucca è in un... No, 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 ah, no. Capito. Eravamo su, su un monte. Ah, ho capito, ho capito. Quindi eri, eri vestita da civile, in un certo senso. No, ero vestita... Eh, stavamo facendo un set fotografico con... Con un'altra ragazza che era vestita da Wonder Woman... E io facevo Barbara Minerva... Mm, okay, ok, Capito? Mm. Ok... Mm. Aneddoti su questo costume? No, no... Okay. No perché... Cioè non c'era nessuno lì sopra... L'ho messo... Praticamente quel vestito lì... In un posto isolato che c'eravamo solo noi... Ok... Vediamo un po'... L'ultima foto, sì. che praticamente è questa qui di Wonder Woman. Te l'ho voluta sì. tenere alla fine, ho detto: No, deve parlare Wonder Woman. Sì. Allora, <ride> sì. ehm, raccontami un po' come è realizzato il costume. Allora, il costume, io ho fatto la gonna che è in EcoPelle, pitturata da me, tutto fatto da, tutto da me. Ho fatto eh, gli avambracci, ho fatto i guantini di pelle anche lì. Eh, il busto no, l'ho fatto fare, l'ho fatto commissionare, me l'ha fatto un ragazzo pugliese, e ci siamo sentiti, eh, gli ho dato le misure, me l'ha fatto, poi me l'ha spedito. Il busto. Il busto e anche okay. eh, i gamba, gambali. Gli, gli okay. stivali no, gli stivaletti li ho pitturati io d'oro, poi ovviamente lui me l'ha mandato, ma io ho cambiato tante cose c'era ho cambiato tutte le stringhe, le ho messe di pelle, cioè l'ho modificato un po'. Ok. Mm, Lui praticamente lo mi ha fatto una lo scudo e spada. No, le, lo scudo me l'ha sempre fatto quel ragazzo lì mm. ed è in foam. Okay. E la spada è vera, la spada è vera, al filo. È vera e taglia e punge proprio. È pesantissima fra l'altro. Sì. Che ovviamente qui si è comprata. No, l'ho comprata all'armeria di San Marino. È un'arma proprio. E qui eri ad una fiera oppure eri da qualche altra parte? Ah, avanti? lì no, eh, lì era un evento in un paese vicino dove abito qua. Un evento. Ah. Quindi neanche qui controlli sulla sicurezza. No, niente, niente, la spada è verissima, è pesantissima fra eh, l'altro, Ma Come fai? A me addirittura quando and sono andato al Comic Con... No? Mi hanno un ah. po' ispezionate anche le capitan a eh, Non lo so, <ride> oh, a me non mi chiede mai niente nessuno. Vabbè che sai, cioè, nei paesi... sei, sei, sei così tenera che non ti chiedono niente. No, niente. Ad ogni modo, nei paesi sai, non è che ci sia l'ingresso, c'è cioè, da controllarti. Cioè, io mi sono stupita quando sono andata a sicurtà. Che sicurtà non mi hanno controllato niente. C avevo veramente il, il coltello. Hai capito, mm. però altrimenti no. Non eh, mi hanno mai chiamato allora. Gli avambracci lì, gli avambracci sono in foam Li ho fatti eh, copiando, cercando di imitarli il più possibile da, dal, proprio dal costume, come, come l'aveva la, l'attrice. Poi dopo li ho pitturati tutti i pezzettini. Guarda che sono fatti con tanti pezzi, eh, perché cioè non è. Cioè tu devi far tagliare tutti i pezzettini, incollarli. Cioè, poi ci ho messo i cinturini di pelle qua dietro. No, no, li ho fatti. Ci ho lavorato, insomma. Quel bracciale al braccio, che cosa? Siamo in fomo, o È ferro. Fumo, è form molto sottile, sì. Mm, ok. Eh, la parrucca penso che è attaccata al diademo. Aspetta un attimo. Cioè, è lì è, è lì? Ti ho mandato quella che sono bionda? Sì. No, sono i miei capelli quelli lì. Ah. E eh, poi dopo sotto c'avevo la, la, la corona. Ah. Ok. Uh, allora, indoviniamo un po' il prezzo di questo costume. Eh, il prezzo uh, di... Eh, secondo me siamo quello. sui 500, eh. Allora, quello lì, eh, sì. Perché sì. se metti la spada che è vera, almeno penso penso, 150 le penale, la spada. Eh, sì, eh, sì, sì, la spada. Sì. Ma sai cos'è che costa molto il busto? Il busto. I gambali costano ah, tanto quelli lì. Ah, sì, ma il busto è fatto tutto a striscioline. Tutto a pezzettini. Eh? Mm. Vabbè, lo scudo è. Un, è fatto in forma. Anche no. lo scudo. Eh? Lo scudo in È tutto intagliato. Cioè, non è quella plastica rigida quando tu compri su internet che ti vendono quei, quei lavori rigidi di plastica, no, mm. questo è proprio è in foam, bello spesso, è tutto intagliato. Uh, ho detto bene, 500? Ah, uh, sì, sì, sì. Ho qualche cosa in più. No, no, sui 500. E quindi ho indovinato? Sì, hai indovinato. Applausi! <ride> Ok, allora, dato che l'ultimo costume, uh, eh. allora, dato che l'ultimo costume, che ti posso far dire? Vabbè, se ti dico raccontami un aneddoto, non mi racconti nulla. Cioè, ma hai avuto qualche esperienza ma... nella tua vita? <ride> per favore, ma guarda, dimmi no, di sì. No, però, però cost... no, sì, però con i costumi no, veramente, con i costumi no, eh. Cioè, magari, cioè, mi capitasse qualcosa che, insomma... Cioè, né buono, né buono, né cattivo, né sano, né malsano. Non, non mi vuoi raccontare nulla. Ma guarda, gli unici aneddoti eh, belli, positivi, è quando ti fermano, che fai le foto, che ti fermano in tanti, che no, non fai in tempo a fare un passo. Fai la foto, fai una foto, fai una foto, così. Cioè, e, e ti, lì, e però ti dico che addirittura una eh. Wonder Woman che ho intervistato tipo 6-7 eh. mesi fa, non mi ricordo ora. Uh, eh. Dato che c'aveva un costume simile al tuo, cioè con la gonnellina, sì. uh, mi disse che addirittura uno aveva messo proprio la mano sotto per palpare. Cioè a me non ci arriva mica quella mano, non si avvicina neanche di mezzo metro, che lì allora dopo, beh, sì, l'episodio dopo ci sarebbe... Cioè tipo la spada del però... cuore. <ride> sì, <ride> sì, però no, ma non si attentano, dai, cioè, ci vuole proprio qualcuno che abbia coraggio. Fidati, fidati, oh. ce ne sono. Ci sono Sì beh, io non e ho non solo maschi, beh. anche donne. Ah, Addirittura, sì. qualcuno mm. qualche maschietto mi ha raccontato qualche suo aneddoto che è stato molestato. Beh, Al guarda, io non l'ho. Alcune sono state molestate da altre, <ride> Ah, addirittura. No, no, io non l'ho mica ancora incontrato. No, eh, che... nel vivere oh, queste vedi. brutte esperienze, <ride> no, si, sì, no, no. Sai cosa cioè, si fa? parte della vede costituzione che... cospleriana. Sì. No, ma si vede che spavento, dai. Forse hanno paura. No, hai so. troppo delle belle gambe per spaventare. Ah, si? Sì? Eh, sì. Se non eh, è photoshoppata, eh, precisiamo. Ma no, ma secondo te, ah, gamba no. Ah no, perché vedo comunque un riflesso sulla spada. Quindi pensavo che era photoshoppata. No, il riflesso se. Se lui ha messo il riflesso sulla spada per dare un effetto di più alla spada, capito? Mm, okay. Ma no, le gambe no, ma poi non mi photoshoppa mai, me, ma mi photoshoppa sempre poco, io vorrei, ma non lo fa. Non portarti i coltelli in fila e la gente ti si avvicina. <ride> <ride> è ovvio, una volta c'hai i coltelli, una volta c'hai le pistole, una volta c'hai la spada. Sì. Ma... Ma, sai, dirà, ma, ma sai, diranno, questo è grande. Cosa vuoi che venga con la, della roba pericolosa? Sarà cosciente. Penseranno così? No, invece No, no. proprio invece perché no. sei grande e sei ad un invece... evento che ci sono parecchi ragazzi. Dice, questa non sta bene, allontaniamoci, eh. scappiamo. No, <ride> sì, sì. Ok, mm, tolto anche questa foto, torniamo solamente io e te in mezzo allo, allo schermo, accendo dell'attenzione. Sì. Ok, dai, mm, siamo quasi per volgere al termine, quindi ti faccio sì. giusto le ultime due o tre domande per concludere. Dimmi. Allora, mm, qualche progetto futuro? Ovviamente sempre dipende no, eh... cosplay. Sempre riferito al co sì, cosplay. Eh, troverò un altro costume, proverò Mortizia. qualcosa di diverso. Mortigia, bravo. Mi piace. Guarda, da domani mi do già da fare con da da far quella parrucca. Dritta, bella, di quelle belle lunghe. È vero? Eh, Va bene. Farai la tua immensa figura. Ah, mi piace, poi, dai, poi mi ti piace. Faccio, ti faccio vedere poi che, che aneddoti mi racconterai. Sì, sì, sì. sì. Mortizia, eh. Però a parte sì. che è passato un po' di moda perché lo dovevi fare quando c'era la, la, il telefilm, anzi la miniserie. Mercoledì? Di mercoledì. E lì facevi proprio sì, la tua figura perché anche questa, cosplay, ah, sì. questa ah. cosplayer uh, ha avuto successo proprio perché ha fatto Mortizia ed era uguale certo. a Mortizia ed era proprio sì. nel periodo in cui... Uh, Mercoledì scassava Netflix Sì, 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 vero, è vero Sì, col balletto Eh, balletto ah. degli zombie, cosa Non mi sì, ricordo sì sì. sì, sì, vero uh, ah. Ok mm. Ti ho dato io l'idea di Mortise Ok, ma se non ti davo io l'idea di Mortise che avevi in mente di fare? Ivana Spagna Okay, ma teniamo su un'idea cosplay serio che volevi fare, <ride> <ride> ma ehm... no. Eh... Eh, come dire, e io sinceramente... voglio fare il cosplay di Max Pezzale Ok, ma non è un cosplay, è, è... è... è passione. <ride> no, vorrei... è no, aspetta, aspetta. No, guarda che io a Luca ne ho visti tanti eh, che imitavano cioè, dei personaggi che ci sono attuali che ci sono. Mi Se visti? ho visto pure al Comic Con qualche giorno fa, eh sì, ma perché, dai, si cambia anche un po'. Sì, vabbè, ma non è il cosplay, è un essere fan che ti devo dire. È un sosia, bravo, si può fare il so cercare esatto. di fare il sosia. Eh. Il cosplay, no, dai, nei, mi, che... con gli Adams mi proietterò. Mm, il cosplay non è altro che indossare una fantasia per trasmettere emozioni. Quindi se ti vesti eh. da un cantante Non stai indossando una fantasia Ma stai solamente eh. indossando i panni Di, di un sì, influencer Stai copiando una cantante Quello che sì. è oggi è un influencer Prima eh. era fan Ora è influencer Perciò ti dico sì. Se ti vesti da una cantante mm. Da un politico Da un personaggio qualsiasi mh, Non stai facendo fantasia Ma stai solamente indossando sì. un pezzo di storia Capito? Sì se mi vesto da Stalin non sono un cosplay, sono solamente un raffigurante dell'epoca uh, per dirtene uno. È come se ti volessi vestire sì. da templare, uh, uh, ma non sei un cosplay. Sì, ho capito. Ah, però aspetta, anche se lo fanno lo stesso, si può fare, cioè sì, assolutamente me... sì. Però sì. Uh, che uno accetta no, no, e non ma... accetta, però capito? Sì, sì. Perché uno dice: no, vabbè, ormai sei vestito, fatti il cosplay, Sì. Ok, no, ehm, farò, farò così. Di ogni modo, i costumi c'è nove Io ho abbastanza. Fai quella lì no. un po' più giovanile. Fai qualcosa di giovanile, cavolo. Hai qualche anno in più da me, si. Giovane, ah. eh, tu mi hai suggerito Mortizia? Vabbè, io ti ho suggerito Mortizia per fare effetto. Fida. Ma ah, io potrei, ma ce ne sono anche, sai, io devo anche guardare. Cioè, a me sai cosa piaceva. Però non so se molti lo conoscono. Cioè la madre di Wonder Woman quella vestita d'oro. Col uh, costume d'oro. Il okay, mantello è, è un po' vecchiotta come cosa, capito? No, eh, però è, cari beh, è carina. Un bel costume quello assolut assolutamente si. Sì. Eh. C'è un suggerimento travestiti da sfide, chi è? Un suggerimento qui in chat: ah, sì? Travestiti da sfide, da sfide? Sì. Ah, dai fatti dire com'è il costume, che io me lo metto, eh. Basta che sappia com'è. Sono, sono io sfide. Ah, sei tu? Ah! Ah, no. no, no, perché no, eh, no, dai. Cioè, praticamente una. Certo dai, senso, mi, devo che, che, no. di... <ride> mi devo far crescere la barba e i baffi? Ma no. Che figura di... Mi devo far crescere la barba e i baffi. Va bene. Eh? Ok, dai, ti faccio l'ultima... Ti faccio la domanda di chiusura. Intima e segreta, eh. ok? Dimmi. Lo hai mai fatto in costume? In costume? Ma come faccio a farlo in costume se ho il costume? No. Cioè, devo anche tradurre la mia domanda, no? Allora... E poi dopo no, aspetta un attimo, e, e, cioè, il costume, quello di Wonder Woman, ad esempio, complicato direi, molto Perché complicato. Anzi, la gonnellina è fatto. Sì, ma c'è il pantalone sotto, eh no, questa è cattiveria, ah. <ride> uh crudele lo puoi fare tranquillamente perché è un vestito normale. Alzi. e gioca, È stretto, fa... è molto stretto. Eh sì, vabbè, ma... si, fa una fatica... eh, cioè... si fa una fatica a tirare su quel vestito. Sì, ma non rompere, uh... <ride> adattati, <ride> c'è cioè, sì, quella sì. lì di. vabbè, quella di, di vedova nera è un po' più difficile. Perché, vabbè, ti posso. Quello di vedova nera è una, è una tuta intera. Fai fatica lì, sì. Però vabbè dai, eh. ci sono altri costumi, tipo la vampira, ho visto la foto. Ecco, la vampira di... forse, sì, forse la vampira perché sotto ha gli autoreggenti. Ma qualsiasi cosa sia che indossa sotto la vampira, non è un problema. Cioè a destra, a no. sinistra, sopra, sotto, ovunque. Perché ho visto, è troppo bella la vampira. Eh. Però ho voluto mettere solamente i personaggi famosi per, per questo. Eh, altrimenti, la vampira te la inserivo tranquillamente. e Potevamo parlare. Mh. Ok. Quindi è un no, alla mia domanda. Eh no, perché vabbè, ho dei costumi guarda, che guarda. insomma invalicabili. Diciamo. Ma guarda, guarda. Sei, sei sì. come tutte, tutti e tutte le altre. Uh, ah, guarda. No, il costume si rovina. Ah no, no, mica per quello, va. Assolutamente. Ah, solo perché, è no, perché non da usare. Ma sì, cioè, complicato. È per fortuna che non fai una, una cameriera vittoriana, altrimenti stavi ancora a spogliarti. <ride> Dai, davvero? Sì, ma tu non sai quanti accessori abbia una... una non una cameriera, ma proprio una donna vittoriana. Non sai eh. quant, quante ore deve passare a spogliarsi. A, a no, tipo, è tipo la cipolla. No. È vestita? Sì, strati. Sì, ah, strati, vestita. Sì, 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 no, 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 ma l'ho visto, ma il costume. Mi piaceva, l'ho anche guardato. Mi piaceva. Eh, ma ti spogli domani, cioè inizi ora, e finisci domani alle 8. No, ma guarda, tu, tu non puoi immaginare a mettere il costume di Wonder Woman il tempo che ci vuole. Eh E lì stai, Una cosa. diciamo, non del tutto coperta. Figura della vittoriana che è del tutto coperta, deve mettersi i eh, guanti. So. Uh, il busto deve sì, essere sì. tirato. Sopra il busto, deve mettersi un altro. È vestito a strada. Sì. Praticamente quella sì, durante sì. l'estate prendeva fuoco. Si <ride> scioglieva eh, le... <ride> Ah no, ma in estate è impossibile mettere quei costumi lì. Ok. Impossibile. Siamo mm. arrivati alla fine di questa di questa intervista. Di questa seconda intervista. Sì. Uh, pensavo che, perlomeno, nel, nella domanda finale mi, mi avresti risposto un po'. Diverso dall'ultima volta Perché l'ultima volta mi hai risposto È difficile con quei costumi Mi hai ripetuto la stessa cosa eh, Ma la eh, soluzione a dire. questa cosa Non si può trovare <ride> Ah bisogna cambiare costumi Bisogna cambiare costumi Ci sono dei no, costumi bisogna che Bisogna cambi ah. cambiare testa Ah ecco è Perché uno si fa venire un attimo la, la fregola Di una, ah. di una crudelia Ah. Tu, tu dici, no, il costume è stretto. cioè. mi fai passare la voglia. Oh, mia. cioè, sembra una sardina quando c'è so quel costume lì. <ride> Sotto al cappotto è strettissimo quel vestito. Eh. Ok, dai. Mm, siamo arrivati alla fine di questo video. Abbiamo anche riempito un'ora. Penso che la gente si sia un po' rotta le, 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 co le cosiddette. Eh, ok. Ma speriamo di no, dai. <ride> Eh, ringrazio tutti coloro che hanno seguito il video, soprattutto per chi vedrà questo video e sarà arrivato fino a questo punto, con sacrificio, a dire: Ma quella è Crudelia, eh sì, sì. presente sono io. Cioè, sì, proprio crudele <ride> quella del film. Uh, la sì. raffigurazione astratta di Crudelia del film, sì. Sì. attenti ai cani, uh, sono io, ok, dai. Uh... Per, ricordo a tutti coloro che vogliono seguire l'attività, possono trovare i link in descrizione, pagina Facebook, gruppo Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Telegram, Discord di tutto e di più. Ricordiamo i contatti di Gabri che sono... Vesti dire i tuoi contatti. Gabri. L hai detto? dovresti dire i tuoi contatti se vuoi dire i contatti. Eh, cosa devo fare? Dove ti possono trovare le persone? Ah, mi possono trovare su Instagram. Gabri nuvola oppure su Facebook e Babuti Gabriella mi trovano o Instagram o Facebook. Ok, perfetto. Niente TikTok. TikTok no. Ah, potresti scassare con TikTok, ti dico la verità. Eh, ma ascolta, c'è troppa roba, mi tocca di fare dopo. E eh vabbè, Cilenti. ma, 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 eh, ma sì, se sì. fai successo, anche te ne frega Eh faremo, ce l'ho TikTok, l'ho scaricato. Ah, solo scaricato ma... Registrarsi, caricare contenuti. Nah. No, no, ma io faccio dei video dal vero senza fare dei, dei TikTok, capito? Non ho bisogno di vabbè. TikTok. Eh. Vabbè, dai, mm, ringrazio ovviamente tutti. Alla prossima! Vi ringrazio, ciao a tutti, ciao.